Continua ancora il Festival degli Scrittori, oggi tappa al Teatro Pirandello per la premiazione del concorso internazionale Uno Nessuno 100.000. Al centro dell'evento i ragazzi di scuole del territorio nazionale ed internazionale. Tanti gli istituti scolastici che hanno aderito ed apprezzato l'iniziativa tutta agrigentina, tra i quali alcuni licei del Nicaragua, Iran, Argentina ed Etiopia. Tanti ragazzi da tutto il mondo, un unico soggetto rappresentato, Agrigento. Ma l'idea che abbiamo avuto 2 anni fa e che dicevamo dovesse essere qualcosa che Agrigento doveva inseguire era intanto portare gli studenti nel centro storico ed è, mi pare che è una cosa che sta accadendo in maniera anche diffusa e strutturata. L'altro è che Agrigento ha l'ambizione di guardare al contesto non solo italiano ma europeo e anche all'area del Mediterraneo e farlo su progetti di tipo culturale, su progetti che interessino anche il sistema del gemellaggi non fini a se stessi, ma gemellaggi su tematiche importanti, forti. Agrigento ponte tra la sua città e tanti altri paesi, anche altre nazioni. Sì, allora è un'ulteriore occasione. Dire quante sono le occasioni in cui Agrigento è effettivamente ponte tra non solo le città della Sicilia, il territorio nazionale, sotto diversi aspetti, quello culturale, oggi soprattutto. Agrigento, sotto questo punto di vista, spesso rappresenta, e Pirandello ne è un esempio, un termine assolutamente simbolico, no? Si parla di Agrigento come terra pirandelliana. Ecco, questa terra pirandelliana oggi unisce attraverso Pirandello, ma attraverso soprattutto i ragazzi che hanno approfondito e studiato Pirandello, questa realtà, questa terra, con un piano assolutamente internazionale, persone come ha detto Felice Cavallaro che hanno recitato Pirandello in arabo, un'esperienza molto molto bella e positiva. Agrigento è il cuore della strada degli scrittori, perché attorno ad Agrigento ci sono tutti i luoghi che hanno ispirato Sciascia, Camilleri, Pirandello, Rosso di San Secondo, Russello. Questa, la strada comincia da Porta Empedocle Agrigento e finisce a Caltanissetta. Lungo questa strada degli scrittori abbiamo 2 mesi di grande intrattenimento utilizzando tutto ciò che questi grandi autori hanno dato come linfa vitale a cinema, teatro, anche la musica. Il clou di questo festival sarà la prima settimana di luglio, dal 1 al 7 luglio, quando alla Fondazione Sciascia di Racalmuto terremo il primo, speriamo di una lunga serie, master di scrittura, che a dirla così può sembrare una cosa per pochi intimi, un cenacolo letterario, no, è un'occasione per affinare lo strumento della scrittura con 12 docenti guidati da Massimo Brai, il direttore generale della Treccani, per poter capire come si scrive un giallo, come ci si approccia a un saggio, qual è il rapporto fra la letteratura e il web, qual è il rapporto fra la letteratura e il cinema, come si scrive una scenografia.